Questo programma è offerto da Palermo, scontro tra tifosi, 22 arresti. Vila Abate, bombole e gas vendute abusivamente, sequestrata la merce. Bagheria, nuovo bando per le zone franche urbane. Spettacolo, nuova puntata del nostro rotocalco Passione Sport. Palermo, scontro tra tifosi, 22 arresti. Il calcio è ancora vittima di episodi di violenza tra tifosi. Dopo le partite del pomeriggio di sabato, i tifosi rispettivamente di Modena e Padova si sono scontrati all'aeroporto di Punta Raisi. Erano 22 i tifosi, 3 del Padova e 19 del Modena. Gli ultimi erano da poco arrivati per la partita contro il Rosanero. Gli agenti della polizia, a seguito degli scontri, hanno sequestrato catene, cinture e spranghe. In tutto sono 25 denunciati di entrambe le tifoserie. Vila Abate, bombole di gas vendute abusivamente, sequestrata la merce. È un palermitano di 43 anni il titolare dell'attività commerciale a cui la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 6.400 kg di GPL contenuto in 416 bombole. L'esercente è stato fermato dalla Guardia di Finanza mentre era intento a sistemare le bombole di gas sul ciglio della strada dinanzi l'entrata della sua attività. Dai controlli dei militari si è venuto a conoscenza che l'autorizzazione per la detenzione e vendita delle bombole di gas era scaduta da circa 15 anni. L'ultima risaliva al 1998 e non era stata mai rinnovata. L'imprenditore, però, aveva continuato imperterrito con l'esercizio. Inoltre mancava anche la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dai vigili del fuoco su richiesta degli interessati, che attesta il rispetto delle norme e dei requisiti di sicurezza antincendio in locali o impianti pericolosi. A causa dell'inosservanza di tali regole, l'uomo ha ricevuto una denuncia a piede libero. Rischia l'arresto e la detenzione fino a un anno, nonché una sanzione abbastanza salata da versare. Catania, precipita da un tetto. È grave. Siamo a San Giuseppe l'Arena, quando un ragazzino croato di 12 anni, che giocava con un amico coetaneo, precipita accidentalmente da un tetto di un mercato ortofrutticolo abbandonato. I medici dell'ospedale Garibaldi di Nesina hanno diagnosticato diverse fratture, ma nessun pericolo di morte. Bagheria, nuovo bando per le zone franche. Al fine di favorire lo sviluppo dell'economia e della vita sociale nelle zone franche di Bagheria, è stato istituito un bando che tende alla ripresa sociopolitica. Il fondo è destinato alle piccole e medie imprese cittadine che otterranno agevolazioni fiscali come ad esempio l'esenzione delle imposte sui redditi e l'esenzione IRAP e IMU. È anche previsto un contributo di sostegno per le imprese già operanti nelle aree. Vila Abate, promessa scout. Nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Vila Abate domenica 26 gennaio è gran festa. Due esploratori del riparto Stella Polare del gruppo scout Vila Abate 4 hanno pronunciato la loro promessa, impegno per diventare buoni cittadini e buoni cristiani, arricchendo così la grande famiglia degli scout d'Europa che a Vila Abate conta due gruppi. Dopo la benedizione del parroco alla fine della messa, i due esploratori Rosario Di Maio e Davide Montalbano hanno pronunciato al cospetto del riparto dei lupetti del gruppo la loro promessa. Soddisfazione dei capi e commozione dei genitori dei ragazzi. Appuntamento alla prossima avventura. Per me è stato emozionante. Per me è pure un segno che ti dice sei entrato nel riparto. Sei fratello degli scout. Per me la promessa è una grande cosa. Infatti durante la cerimonia mi tremavano le gambe e mi sentivo un vuoto nello stomaco. Ora faccio davvero parte del riparto del Vila Abate IV, del riparto Stella Polare. Ah!
sexy sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, inaugurazione anno giudiziario 2014. Cosa Nostra è ancora forte. E questa è l'affermazione del presidente della Corte d'Appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, ammessa durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, avvenuta lo scorso 25 gennaio a Palermo. Nonostante i continui arresti, la mafia è sempre una minaccia per gli uomini di giustizia. Il riferimento va alle recenti intercettazioni in carcere del boss di Cosa Nostra, Totò Riina, che parla di attentati alla vita per il giudice Di Matteo. Inoltre, il penetrante e invasivo controllo delle attività economiche da parte della mafia non mira a cessare, anzi l'interesse si è spostato sui settori delle energie rinnovabili e dello smaltimento dei rifiuti. Ma la crisi accresce i reati di furto e rapine, dato sicuramente ricollegabile alle condizioni di disagio economico e di indigenza della popolazione. Questi temi sono stati affrontati nella relazione esposta dal presidente Oliveri. Pur senza fare riferimenti precisi, si è giunta un'amara considerazione di una politica lenta e in difficoltà, che porta Palermo ad avere cause e processi aperti in continua evoluzione e senza una fine precisa. Infine, Oliveri ha voluto sottolineare che i magistrati di Palermo non hanno mai avuto sospetti sul presidente della Repubblica Napolitano in merito al processo della trattativa Stato-mafia. Palermo. Il commissario dello Stato Carmelo Aronica congela 500 milioni di euro. In bilico non ci sono soltanto gli stipendi dei dipendenti regionali, ma anche 20.000 stipendi di lavoratori di società collegate alla regione, tra consorsi, enti e agenzie. Il governatore Crocetta spera in un intervento di Palazzo Chigi, coinvolto suo malgrado in un dibattito surreale tra la presidenza della regione e il commissario dello Stato. Adesso Crocetta dovrà volare a Roma e trovare il modo di farsi ascoltare dal presidente del Consiglio Enrico Letta. Palermo. Amat, aumento di biglietto. È scaduto il termine fissato del decreto regionale sull'adeguamento all'inflazione delle tariffe sui trasporti pubblici. Il biglietto da oggi costerà 1,40 euro. L'assessore alla mobilità, Tullio Giuffrea, ha dichiarato: entro l'anno l'azienda si impegnerà ad effettuare controlli anche attraverso dispositivi tecnologici, ma la situazione attuale è di 38 controllori a dispetto dei 250 mezzi in circolo quotidianamente. Il comune ha annunciato la riduzione del costo degli abbonamenti fino al 30%. Si stima che l'azienda abbia una perdita di circa 13 milioni di euro l'anno per via dei cosiddetti portoghesi, ovvero coloro che non fanno il biglietto. L'auspicio è quello di non continuare ad essere la maglia nera dei servizi pubblici della città italiana, vantando il biglietto più caro d'Italia, ma di certo non il servizio più efficiente. Sexy danza. We'll be right back.
estate ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Grande successo per il gruppo teatrale Spesi in Arte, che sabato e domenica presso il salone parrocchiale della chiesa Sant'Atanasio ha messo in scena la commedia Lustro di Luna, che ha registrato il tutto esaurito. Applausi fragorosi hanno accompagnato la commedia, che ha avuto la regia di Angelo Scammacca. La rappresentazione teatrale ha avuto una doppia valenza, sia teatrale che sociale. Infatti per l'acquisto del ticket bastava presentare un sacco di spesa con beni di prima necessità, che sono stati successivamente suddivisi per le famiglie bisognose. Palermo 0-0 in casa con il Modena. Alla fine della pausa invernale, ecco che riprende il percorso della capolista in campionato. Il Palermo festeggia la partita numero 1500 in Serie B, scendendo in campo contro il Modena per mantenere la vetta della classifica. Destini nuovamente incrociati per i due allenatori Iachini e Novellino, compagni di squadra 30 anni fa nell'Ascoli e che oggi si incontrano da avversari accomunati questa volta dalla scelta del modulo, il 3-5-2. È un Palermo decimato da assenze importanti, tra squalifiche e infortuni vari. Mancano infatti pedine fondamentali come Belotti, Barreto e l'estremo difensore Sorrentino, ancora costretto a lavoro differenziato. In campo però si assiste all'esordio dal primo minuto dell'ex centrocampista della Samp Enzo Maresca, con Hernandez e Troianello davanti. I primi 45 minuti sono caratterizzati da un gioco pressoché equanime, col Palermo celere nelle spinte in avanti e un Modena compatto in difesa. Poche le occasioni, tutte a favore dei padroni di casa. La prima a 14° col tiro di Hernandez salvato da Cionek, la seconda sulla fine del primo tempo con il colpo di testa di Ngoi che fa vibrare sia la traversa che i pochi fedeli presenti al Barbera. La ripresa inizia senza nessun cambio da parte delle due squadre e senza particolari emozioni. Cala l'attenzione di Rosanero, a dimostrazione di ciò arriva al 15° il cross di sinistra di Molina fermato prontamente da Iucani. Subito dopo, altra prodezza del portiere albanese che riesce a sventare l'autogol da parte di Andelkovic. Nel frattempo primi cambi, con l'ingresso di Malere per Troianello e al posto di Ngoi Stefanovic, che pochi minuti dopo manca la conclusione con un tiro di profondità finito ben oltre la traversa. Riappare in campo anche Vasquez, nonostante le voci di calciomercato. Al 92°, ultimo brivido al Barbera con il fallo di Mazzarani su Maresca e calcio di punizione vicino all'area di rigore, il quale colpisce però in pieno la barriera. Il fischio di Borriello mette fine al match. Il Palermo deve accontentarsi di un pareggio, utile però a mantenere la vetta della classifica, grazie soprattutto alle sconfitte di Avellino, Pescara ed Empoli, futura avversario proprio del Palermo, nel Mandenai del prossimo 3 febbraio. Inter, frenata contro il Catania. Inter-Catania è 0-0 a San Siro. Un Inter sempre più in crisi viene stoppata dal Catania, che può invece vantare un punto molto importante ai fini della salvezza. I volti di migliaia di tifosi, e in particolare quelli di Toir e Moratti, la dicono lunga sul rendimento della squadra nerazzurra, che non riesce proprio a segnare. Nelle ultime 4 gare è riuscita infatti a totalizzare solamente un gol. Inter davvero in crisi nera. Non è risultato utile consecutivo per il Trapani di Boscaglia, che conquista in casa la vittoria per 2-1 contro il Padova, reti di Basso, Mancuso e Rocchi. I granata siciliani conquistano così 3 punti e il 7° posto della classifica. Spettacolo. Stasera Passione Sport. Stasera, lunedì 27 gennaio, alle ore 21.05, torna su Canale 8, al 611 del Digitale Terrestre, il consueto appuntamento sportivo del lunedì con Passione Sport, rubrica sportiva condotta da Gino Sermentino e Giuseppe Bonanno. Si parlerà di sport con notizie flash a carattere nazionale e internazionale, con maggiore attenzione allo sport territoriale, con il punto sui campionati di calcio dilettantistico quali prima e seconda categoria, dove sono impegnati il Villa Abate, l'Aspra, il Cimin, il Corleone, il Marineo. Inoltre i servizi del nostro inviato Giuseppe Terzo sulle partite del Bagheria e del Casteldaccia. Tante le notizie anche degli altri sport del comprensorio e nello specifico delle società Ficarazzi Volley, Ficarazzi Calcio a 5, Marathon Misilmeri, GS Leotero, Mountain Bike Emir, Misilmeri Racing, Crescit Volley, Santissima Vittoria, Bagheria Basket 92, Crescit Volley, GS Villabate Pallavolo, Scherma Palermo. Ampia anche la rubrica Passione Motori per parlare degli ultimi avvenimenti motoristici. Riprende il campionato di Serie B, fermo da quasi un mese. Piccolo stop del Palermo e vittoria del Trapani. Il tutto ci verrà raccontato dalla viva voce dei nostri inviati Giussi Bottone e Andrea Guanno. Approfondimento sull'ultimo appuntamento del Bio Race Wisp tenutosi ieri a Borgonovo a Palermo. Ospiti studio questa settimana. La Crescit Volley di Misilmeri, del presidente Franco Fiorentino con alcuni allievi e la giovane campionessa di judo Marcella Costa, allenata dal maestro Marco Fantauzzo della palestra Idra di Villa Abate.
Anche questa settimana torna il tanto atteso quiz sport con la possibilità di vincere tantissimi premi. Non ci resta che darvi appuntamento alle ore 21.05 canale 8 611 del Digitale Terrestre. Questo programma è stato offerto da settimana da parte della redazione di ilmeteo.it, previsioni per lunedì 27 gennaio 2014, nuova bassa pressione sulle regioni centrali con nuove piogge al centro, al nord-est e in parte anche al sud, come vedremo con la nostra grafica. Al nord sarà generalmente nuvoloso con nubi più compatte, vedete al nord-est nel pomeriggio, e piogge inizialmente per lo più deboli ma con intensità in aumento in tarda serata, specie sull'Emilia Romagna e Basso Veneto. Neve a quote collinari. Al centro molte nubi avanzano dalla Sardegna verso le regioni peninsulari e piogge che conquistano man mano l'isola occidentale, poi tutte le regioni, dapprima su Toscana, Lazio ed Umbria, poi anche sui versanti adriatici. Fenomeni moderati o forti tra Toscana e Marche. Al sud nubi che aumenteranno su tutte le regioni nel corso della mattinata con prime piogge deboli su ovest Sicilia e nord Campania, poi i fenomeni si propagano verso gran parte delle regioni ma debolmente. La neve al nord sopra i 300-500 metri, sugli Appennini sopra i 500-700 metri dal pomeriggio e in serata. Venti moderati o forti a rotazione ciclonica antioraria attorno al minimo posizionato sulle regioni centrali. Minime comprese tra meno 1 e 1 grado al nord, fino a 7 gradi in Liguria, meno 1, 4 gradi al centro, 1, 7 gradi abbiamo visto al sud. Di giorno prevediamo 3, 9 gradi al nord, fino a 10 gradi al centro e 9, 14 gradi al sud. Seguite costantemente i nostri aggiornamenti sia sul sito che nella nostra pagina Facebook. Noi siamo anche lì, sta arrivando la neve, eh? Ciao!